Dal nome Credit Default Swap ci si può immaginare un meccanismo complicatissimo che sta dietro a uno strumento derivato da alta finanza. Se però guardiamo alla sostanza dei CDS, il meccanismo è più semplice di quello che si possa immaginare. Prima di partire con i CDS, ripassiamo al volo cosa si intende per strumento finanziario derivato. Ne abbiamo parlato in un video dedicato qua sul canale di Investiamo, ma per semplificare facciamo un piccolo recap. Possiamo dire che in finanza un derivato è uno strumento che vede il proprio derivare dalla relazione con un altro strumento o altri beni collocati sui mercati. Questi strumenti o questi beni si chiamano sottostanti e possono essere titoli di Stato, azioni, obbligazioni, oro, petrolio. Chi sceglie di acquistare uno strumento derivato lo fa principalmente per tre motivi: per coprirsi dal rischio proveniente da un investimento già avviato, per speculare sul sottostante, per arbitraggio, cioè per guadagnare sfruttando le differenze tra derivato e sottostante. Come funzionano i CDS? Questi strumenti sono stati lanciati agli inizi degli anni 90 dalla banca di investimento americana JP Morgan, con l'obiettivo di avere sempre sotto controllo i rischi delle proprie operazioni finanziarie. Da un punto di vista tecnico, i CDS sono dei contratti stipulati tra un venditore e un compratore. Quando viene firmato il contratto, il venditore dei credit default swap si assume l'obbligo di pagare all'acquirente una certa quantità di denaro qualora si verificasse un evento finanziario entro una data precisa. In cambio, l'acquirente si impegna a versare una rata periodica al venditore, un po' come accade con una polizza assicurativa. Per esempio, se io ho acquistato negli anni molti titoli di Stato argentini e ora ho il timore che l'Argentina possa fare default entro 2 anni, posso decidere di acquistare un CDS che mi protegga da questo evento finanziario avverso. Per la precisione, compro un CDS che, in caso di default dell'Argentina, mi possa versare una cifra pattuita, permettendomi di essere coperto da questo rischio. Va detto però che non è obbligatorio possedere titoli di Stato argentini per acquistare CDS contro il default dell'Argentina. Se il mio intuito mi dice che l'Argentina potrebbe fare default, posso comprare CDS di questo tipo per speculare su questa eventualità. Cosa significa l'andamento dei CDS? Alla fine di maggio 2023, il valore del CDS legato al BTP Italia a 5 anni si attestava a circa 105 punti base, il che significava una probabilità implicita di default del nostro paese dell'1,75%. Se guardiamo alle fluttuazioni, scopriamo che in un mese il CDS ha registrato un cambio di valore di -4,48% e nell'ultimo anno di -15,23%. Oscillazioni che fanno capire quanto siano volatili questi asset. Ma non è tutto, perché se prendiamo l'andamento degli ultimi 5 anni, vediamo che il rendimento minimo è stato toccato il 18 settembre 2021 con 68,80 punti base. Questo dato così basso significa che la probabilità di default dell'Italia all'epoca era molto remota. Per contro, se prendiamo in esame il valore più alto, troviamo i 286,10 punti base del 21 novembre 2018. E questo dato significa che gli esperti valutavano come possibile il default dell'Italia. Ma che cosa era successo il 20 novembre 2018? Scavando nelle cronache politiche del tempo, notiamo che l'Unione Europea aveva bocciato ufficialmente la legge di bilancio italiana e aveva avviato l'iter per la procedura di infrazione. Non proprio una bella notizia per il paese e per il governo, se vogliamo usare un eufemismo. Come posso acquistare un CDS? I CDS non vengono scambiati sui mercati regolamentati tradizionali, ma vengono comprati e venduti in mercati paralleli chiamati over the counter. Compratori e venditori possono accordarsi in autonomia, partendo da contratti standard, ma con la possibilità di personalizzarli sulle reciproche necessità. Dobbiamo precisare che non tutti possono comprare i CDS in autonomia. Vista la natura del mercato over the counter, gli asset che vengono trattati possono essere acquistati o venduti solo da professionisti. Il primo passo per poter acquistare e vendere CDS è aderire all'International Swaps and Derivatives Association, più conosciuta sotto l'acronimo ISDA. Si tratta dell'associazione privata alla quale aderiscono oltre 800 attori finanziari da 60 paesi in tutto il mondo, con l'obiettivo di monitorare i differenti tipi di derivati, quindi anche i CDS e i contratti standard per le transizioni, cioè gli ISDA Master Agreement. Precisiamo però che l'ISDA tutela gli interessi dei soggetti privati che lavorano sui derivati, come gruppi assicurativi, aziende energetiche, banche internazionali e nazionali, studi legali e altre società coinvolte in questo settore. I CDS sono anche protagonisti del film del 2015 La Grande Scommessa, che parla della vera storia di alcuni investitori che previdero la crisi immobiliare del 2008. E proprio attraverso questo strumento furono in grado di scommettere contro il mercato dei mutui subprime.
Anche sul canale Tinvestiamo, nel video Un giorno nella vita di un trader, vediamo il trader Luca Barone utilizzare dei CDS su delle obbligazioni societarie in un'operazione di arbitraggio. Per riassumere, i CDS sono strumenti derivati che possono essere visti come polizze assicurative. Vengono acquistati dagli investitori per coprirsi contro il rischio di insolvenza o perdita di valore di asset che detengono in portafoglio. I CDS possono essere acquistati anche se non si possiede il sottostante. In questo caso la loro funzione è prettamente speculativa. I CDS sono dei contratti nei quali il venditore ha l'obbligo di pagare al compratore una predeterminata quantità di denaro qualora si verificasse un evento finanziario avverso entro una data precisa e in cambio il compratore si impegna a versare una rata periodica al venditore. I CDS non vengono scambiati sui mercati regolamentati tradizionali, ma vengono comprati e venduti in mercati paralleli chiamati over the counter, dove compratori e venditori possono accordarsi in autonomia. Tutto chiaro? Bene, e allora al prossimo video!